Questo è un bel lavoro realizzato da questi studenti alcuni anni fa in occasione del piano lauree scientifiche di fisica. L'obiettivo di questo esperimento è misurare il coefficiente lambda di questi tre metalli. Abbiamo questo tubo di metallo, cavo, all'interno del quale verrà fatto passare il vapore a 100 gradi centigradi, ottenuto riscaldando in questa beuta dell'acqua su questo fornello. Il vapore passa in questo tubo di gomma, poi entra nel tubo di metallo che è bloccato a questa estremità, quindi il tubo di metallo si allunga dalla parte destra dove c'è il comparatore che misura l'allungamento. Qui vediamo i tre tubi acciaio, alluminio, ottone che sono lunghi 50 centimetri tra il punto in cui vengono bloccati e il punto in cui vanno a spingere contro il comparatore. Questo è il comparatore, che è diviso in 100 parti e ogni parte, quindi un giro intero, corrisponde a 1 mm di allungamento. Siccome è diviso in 100 parti, vuol dire che ogni tacchetta misura un centesimo di millimetro di allungamento. Quindi è uno strumento molto sensibile che è in grado di misurare allungamenti di un centesimo di millimetro. E infatti è scritto qua, sensibilità un centesimo di millimetro per ogni divisione, cioè per ogni tacchetta. Qui abbiamo le formule che abbiamo visto prima. L'obiettivo è misurare lambda, il coefficiente di dilatazione termica lineare.